L'attico. Gianni Puccini ne è il regista. Questa volta sono con lui Walter Chiari e Daniela Rocca, un'attrice piena di temperamento che Germi, con Divorzio Italiana, ha valorizzato su scala internazionale. Un po' di anni è cominciato questo tuo distacco dal cinema. Come mai? E sono delle crisi interiori che subentrano in noi. Per cui è una ricerca continua nella vita che si fa. Come voi state facendo la macchina del cinema, così esiste anche una macchina nella vita di noi stessi che ci fa pensare, cercare, capire, vivere, non come oggetti ma come persone, come esseri. Come essere veramente qualcosa, sei qualcosa. E quindi lei sentiva forse dal cinema trattata non come un essere umano? Sì, difatti volevo fare poi la regista. Mi misi a studiare psicanalisi, frequentai parecchi maghi e veggenti, poi dei veri psichiatri, poi mi misi a scrivere. Ultimamente la cosa che più mi interessa è scrivere. Questo film, che tu volevi dirigere e interpretare, immagino. Sì. Di che cosa, qual era il soggetto? L'attrice. Dunque, il soggetto qual era? Era la storia di un'attrice, era autobiografico. Però era mi esprimevo con mezzi di psicanalisi, alla Freud. Il padre, la morte del padre, Pietro Germi, il suicidio, allontanarmi un po' dalla vita, cosa voleva dire allontanarmi dalla vita, perché mi allontanavo, cosa cercavo, cosa volevo, che cosa mi interessava, tutto questo era autobiografico. La vita di attrice? La mia vita di attrice, sì. Poi buttai tutto il materiale che feci, buttai tutte le fotografie che mi interessavano, tutte le cose, per una ricerca sempre mia continua nel psicanaliticamente di me stessa, che cosa volevo, cosa desideravo. No, ma ti volevo dire, durante la tua carriera di attrice, si dice, forse anche un po' volgarmente, per... Non sei mai stato a letto con un produttore per fare un film? Ma come? Sono stato a letto 6 anni con Lionello Santi. No, ma lì per amore. Ah, per amore? E io faccio tutto per amore. Senza amore non faccio niente. Non ti sei mai venuto? Ti prego, bell'occhio, non essere così insistente. No, no, no. Tra l'altro sei pure un bel ragazzo. No, no, non c'è. Ma lui è bello, per Sandro, lui è molto bello. Sandro? Come l'hai chiesto? La storia del film, se anche... No, voi siete, avete la veste dell'artista, guarda, lui con la barba, tu con la barba, tu poi Tamo Pio Bove, ho mito un sentimento di cuore di pace, accordi in fondo, ho solenne come un monumento, tu guardi i campi liberi e fecondi.